Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Dottore Montalbano, tantissima affluenza adesso da parte di tanti bambini con i genitori accompagnati che scelgono la vaccinazione. È sicuramente un segnale importante che la vaccinazione adesso sta andando veramente nella giusta direzione. Sì, perché il vaccino è l'unico rimedio che abbiamo per evitare le forme gravi e che probabilmente riducono la possibilità del contagio della malattia. Per cui è importante che tutti ci vacciniamo, perché se il virus continua a girare avremo le varianti successive, non solo questa, e non ce ne libereremo più. Se noi riusciamo a ridurre la circolazione del virus nella popolazione, riduciamo sia la possibilità del contagio, sia l'afflusso negli ospedali e il riempimento dei reparti, sia di terapia intensiva che normale, destinando queste risorse alla cura delle malattie che affliggono le persone. È importante che i bambini vengano a vaccinarsi al più presto possibile. Già ieri abbiamo fatto 120 dosi e oggi credo che siamo su questa stessa strada. Continueremo a vaccinare tutti i giorni la mattina. Per quanto riguarda i dubbi che i genitori hanno, lei è un pediatra, abbiamo detto, tutte le associazioni pediatriche italiane hanno detto che il vaccino va fatto ai bambini a partire dai 5 anni senza nessun dubbio, nessuna incertezza. Lo vuole ribadire a quanti ancora a casa sono lì a chiedersi vaccino o non vaccino mio figlio? E allora, al 7 di dicembre, io ho questi dati, non ho altri dati, erano stati vaccinati 4 milioni di bambini in tutto il mondo. Credo che in questo mese che è passato se ne siano stati vaccinati altri 4. E in letteratura ancora non ci sono eventi collaterali gravi. L'unico evento collaterale grave era stato descritto dai ragazzi di oltre 12 anni, ma che si risolveva. Per cui i genitori possono affidarsi tranquillamente alla vaccinazione e non pensando che ci possano essere effetti collaterali gravi. Sicuramente il Covid fa effetti più gravi rispetto a quello che è il vaccino. E abbiamo avuto in Italia diversi bambini che sono morti e ci sono nei reparti di pediatria bambini ricoverati con la malattia infiammatoria multisistemica, che è una malattia grave. Salvatore Occhiventi, lei è uno dei tanti volti della vaccinazione del territorio, l'abbiamo visto insomma a inizio pandemia, adesso si continua con i bambini. È una vaccinazione diversa rispetto a quella degli adulti, i bambini forse fanno anche meno capricci, lo possiamo dire. Sì, alcune volte qualche bambino fa i capricci, però il più delle volte magari no. E invece ho visto dei bambini anche a 5 anni che si mettono sulla poltrona, offrono il braccio in maniera tranquilla, anche perché è una puntura che è meno di un pizzico di una zanzara, veramente poco dolorosa, anche perché il vaccino Pfizer pediatrico è un quantitativo diverso rispetto a quello degli adulti. State continuando a lavorare, vogliamo ringraziare tutti gli operatori sanitari che sono impegnati come lei, tanti suoi colleghi che stanno lavorando a ritmi veramente incessanti. Sì, veramente incessanti. Ieri ero qua con i 120 bambini vaccinati e il pomeriggio sono andato al lab a vaccinare gli adulti. Purtroppo non dico che è una missione, però siamo sul campo e ci staremo fino alla fine.